Di questa seconda giornata di Catapamundi ringraziamo tutte le persone, ci scusiamo per il freddo che speriamo di stare per risolvere. E questa mattina parleremo di CBD e di altri cannabinoidi e di tutti i componenti positivi e potenziali che ci sono nella pianta, nelle infiorescenze della pianta della cannabis. Ne parliamo con ricercatori e con pazienti che porteranno la loro testimonianza. Abbiamo anche un vulcano, un vaporizzatore, che è uno degli strumenti più indicati per assumere il cannabis. E quindi vi porto il saluto dell'associazione promotrice di Catapamundi e lascio la parola a Fabrizio Dentini, giornalista che dovrà coordinare e moderare gli interventi. Nelle sue mani sapienti il microfono. E buona giornata a tutti e grazie di essere intervenuti. Buongiorno a tutti voi coraggiosi qua riuniti nonostante il freddo, cercate di stare vicini così magari in qualche modo per osmosi il calore passa anche fra di voi. Grazie per essere qua, grazie all'organizzazione Catapamundi che ci ha qua riunito per parlare di un soggetto, di un argomento che al momento molto dibattuto, però ecco, tante volte noi pensiamo non con gli strumenti adeguati, ecco. Abbiamo qua con noi quindi persone che nel corso degli anni, per un motivo o per l'altro, hanno avuto a che fare con la battaglia per il riconoscimento della canapa nelle sue sfaccettature, nelle sue applicazioni terapeutiche, e adesso vi presenterò i nostri amici conferenzieri e poi diamo inizio al dibattito, ecco. Io vi chiederei, avrete sicuramente tante domande da porre, magari di ricordarvele, poi facciamo fare una carrellata a loro e poi iniziamo, come dire, a cercare di esaurire le vostre domande. Allora, partiamo dalla destra e sinistra, senza ordine alfabetico, senza ordine di importanza. Abbiamo il grande Mario Cattani, capo redattore della rivista Cannabis Terapeutica, che ci racconterà un attimo, ecco, il suo progetto, il progetto di questa rivista, del sito internet, e ha approfondito con una sua ricerca personale quelli che sono gli ultimi, più recenti studi sul CBD e quindi ci farà una carrellata su questo tipo di argomento. Qua accanto, per chi non lo conoscesse, io non posso che non presentare Franco con il soprannome che gli ho dato, cioè il Maradona della cannabis del nostro paese. Una persona, come dire, che per chi ha un minimo di prossimità con l'argomento della canapa tutto tondo, diciamo che è molto difficile non conoscere il nostro Franco, che ci racconterà. Vogliamo far partire una cosa per Franco. Abbiamo anche un pubblico caldo oggi, quindi cercheremo di venire nella vostra direzione e di esaudire tutte le vostre richieste. Accanto a me un'altra persona che sono più di 10 anni, quanti anni sono che combatti come una leonessa? Sono 15 anni, Alessandra Biazzi, dell'associazione Pazienti per la Canapa, è una delle leader, ecco, del movimento antiproibizionista in generale e soprattutto legato al riconoscimento di questa pianta nelle sue applicazioni mediche, e ci racconterà un attimo, ecco, dal loro punto di vista qual è stata la loro battaglia e soprattutto qual è la situazione odierna. Accanto a lei abbiamo Roberto Giorgio della banca di semi Grassomatic, che ci racconterà un attimo nel grande mondo dell'offerta del mercato cannabico come selezionare delle piante che abbiano CBD e come capire che effettivamente siano di qualità. Accanto a lui abbiamo Andrea Trisciuoglio, una delle anime dell'associazione La Piantiamo, Cannabis Social Club di Racca, avete sicuramente sentito parlare di lui, è diventato anche un personaggio a livello nazionale dopo l'intervista con le Iene, avrà anche lui modo di raccontare qual è lo stato dell'arte della sua associazione nel profondo Salento. Accanto a lui abbiamo la grande Claudia Luttazzi, dell'associazione Aroma Q, Claudia è una paziente che
utilizza la cannabis per fini terapeutici, racconterà la sua storia e racconterà il perché stanno portando avanti questo progetto di associazione a Roma Crew, nonostante la cannabis in Italia sia riconosciuta come medicina ormai dal 2007, da 8 anni. Quindi io mi presento, sono Fabrizio Dentini, sono un giornalista genovese, sono qua in mezzo a questi luminari della cannabis terapeutica, perché ho scritto un libro che si chiama Canapa Medica, viaggio all'interno del mondo del farmaco proibito, e cercherò di equilibrare il dibattito fra i nostri conferenzieri. Do la parola quindi a Mario, che ci racconta un attimo la loro esperienza informativa e le ricerche che hai fatto per quel che riguarda gli studi più recenti sul cannabis e il CBD e cannabis. Prego Mario, grazie. Buongiorno a tutti, grazie naturalmente a Fabrizio per la presentazione, grazie a tutti voi che siete qui e grazie naturalmente ai relatori, a questo bellissimo parterre e all'organizzazione della fiera che ci ha dato questa possibilità. Io mi chiamo Mario Catania, sono il capo redattore di Cannabis Terapeutica, che è questa rivista, e del relativo sito che è www.cannabisterapeutica.info. E questo progetto nasce dall'esperienza nostra di giornalisti come Dolce Vita, che è un magazine bimestrale che compie quest'anno 10 anni, che fa informazione a partire dalla canapa in tutte le sue accezioni, quindi terapeutica piuttosto che industriale, storico-culturale, ludica, e affrontando anche comunque questioni di musica, di attualità, di politica. E noi lavorando lì ci siamo resi conto del bisogno che c'era di informazioni relativamente alla cannabis terapeutica, nel senso che ricevevamo richieste di informazioni dalle persone più disparate, quindi da curiosi, da pazienti, da medici, sugli argomenti anche lì più vari, nel senso che ci si chiedeva come ottenere i farmaci, per quali patologie, come sono le leggi. E, per cui nel nostro piccolo abbiamo cercato di cominciare a fare un po' di informazione su queste tematiche. Abbiamo cercato di farlo in modo equilibrato, nel senso che abbiamo voluto andare un po' oltre molta informazione superficiale che c'è su queste tematiche in internet, ma mantenendo uno stile che non fosse quello di scrivere il titolone per fare click, piuttosto che cercare di attirare l'attenzione. Abbiamo sempre cercato di tenere come punto di riferimento i pazienti e di non dare loro false speranze, nel senso che è una cosa molto rischiosa quando si scrivono articoli su potenziali trattamenti di patologie, e quindi in questo senso abbiamo sempre cercato di essere appunto equilibrati, andando a fondo delle questioni con un linguaggio il più possibile semplice per fare in modo di essere capiti da più persone possibili, e che è anche quel motivo per cui abbiamo deciso di fare la rivista, di renderla gratuita in modo che potesse essere diffusa il più possibile. E noi siamo sempre aperti a consigli, nel senso che ci aiutano tantissimo le mail che ci vengono inviate di quello che pensano i lettori, per cui ben vengano dei vostri commenti, ben vengano delle mail che ci potete mandare, trovate tutti i riferimenti sul sito internet, e niente, quindi rimaniamo aperti a qualsiasi tipo di consigli. Per quello che riguarda il CBD, diciamo che la ricerca scientifica sul CBD si sta occupando di moltissimi lati delle sue valenze terapeutiche che può avere questo composto della cannabis. È un cannabinoide, è uno delle decine di cannabinoidi che sono stati identificati nella pianta, e i cannabinoidi sono una delle sostanze che sono contenute nella pianta di cannabis, nel senso che oltre ai cannabinoidi noi troviamo delle sostanze molto importanti dal punto di vista terapeutico, come possono essere i terpeni, ma poi ci sono tutte altre sostanze che influiscono sulla composizione di questa pianta. Una cosa importante del CBD è che non è psicoattivo, cioè che non interferisce con l'attività psicomotoria e con le funzioni psicologiche, e molti studi hanno confermato che è una sostanza che è molto ben tollerata dall'organismo umano e che anche ad alte dosi non sembra dare particolari effetti collaterali. Principalmente i tre campi, secondo me, su cui si sta facendo ricerca per il CBD sono quello come anticonvulsivante o anticonvulsivo, quello come sostanza nel trattamento del cancro e quello come sostanza antipsicotica. Poi naturalmente ci sono stati studi che l'hanno analizzato in un sacco di valenze, nel senso che ha effetti antiemetici, quindi antivomito, antinfiammatori, antiossidanti,
ma ho cercato di raggrupparlo in questi tre campi per cercare di fare un attimo una panoramica anche sugli studi più recenti. Dal punto di vista di sostanza anticonvulsivante è molto importante per quello che è sia il trattamento delle crisi epilettiche dell'epilessia, sia anche quella farmacoresistente, quindi per cui non ci sono dei farmaci che riescono a fare calare queste crisi, sia per malattie come possono essere la sindrome di Dravet o la sindrome di Tourette, che colpiscono poche persone, sono sindrome abbastanza rare, causano possono arrivare a causare anche centinaia di convulsioni alla settimana. E nel 2013 è stato pubblicato uno studio importante dall'Università di Reading in Gran Bretagna, uno studio preclinico su CBD e CBDV, che è un altro cannabinoide, sugli effetti appunto sulle sue potenzialità anticonvulsivanti. E dallo studio gli autori stessi hanno detto che sono state date fortissime indicazioni alla sua idoneità per possibili sviluppi clinici. Tant'è che la GW Pharmaceuticals, che è una multinazionale farmaceutica con sede nel Regno Unito, nonché l'unico soggetto che attualmente nel Regno Unito è autorizzato a coltivare cannabis per la sperimentazione medica, hanno creato nel 2013 un farmaco che si chiama Epigliolex, che non è ancora stato lanciato sul mercato, è tutto in fase di studio, composto da CBD puro. A differenza del Statifix, che era un altro farmaco che hanno creato in cui sono presenti CBD e THC in rapporto 1-1. Questo farmaco ha ricevuto lo status di farmaco orfano sia in America sia in Europa. È uno status che viene dato a quei farmaci che servono per trattare malattie rare, per cui vengono sbloccati dei finanziamenti e vengono ridotte le tempistiche delle fasi di studio. Tra il 2013 e il 2014 sono stati avviati due studi clinici, quindi su pazienti, uno su un gruppo di bambini, per cominciare a testare questo farmaco, e la fase 2 dello studio clinico che è stata portata avanti l'anno scorso ha dato risultati molto incoraggianti, nel senso che c'è stata una riduzione della frequenza delle crisi epilettiche superiore al 50%. A fine 2014 è stata avviata la fase 3, per cui siamo la comunità scientifica in attesa che venga portata avanti. Nel frattempo la Scozia ha chiesto di poter effettuare degli studi su questo farmaco e il dottor Richard Chin, che si è occupato dei primi studi, sottolinea che un aspetto interessante è che non solo faccia diminuire il numero di crisi epilettiche, non solo aumenti il lasso di tempo tra una crisi e l'altra, ma la cosa importante è che migliora il comportamento e la cognizione. Ed è opinione del dottore che un farmaco che blocchi questi tipi di attacchi, che dia anche un miglioramento cognitivo, è una cosa molto rara. Dopo questo studio, in America stanno autorizzando in moltissimi stati la sperimentazione clinica del CBD o di farmaci che contengano un'alta percentuale di CBD, sia per quella che è la sperimentazione clinica, sia per quello che è la possibilità di avere questi farmaci, non solo negli stati dove la cannabis terapeutica è stata legalizzata, ma anche in stati come l'Alabama, dove nonostante la cannabis terapeutica non sia ancora legalizzata, hanno comunque autorizzato questi studi. E la Florida, per esempio, ha stanziato 1 milione di euro per la ricerca di farmaci ad alto contenuto di CBD, e anche la Georgia e New York hanno chiesto le possibilità di fare degli studi su questo farmaco. Venendo invece alla questione di possibilità come trattamento anticancro, è partito uno studio molto importante da poco, è uno studio di fase 2, quindi la fase 1 è già stata superata, per valutare l'impatto esclusivamente del CBD nel trattamento dei tumori. Nell'abstract dello studio i ricercatori facevano notare come siano pochissimi gli studi clinici, quindi effettuati su pazienti in cui si sono stati utilizzati esclusivamente cannabinoidi. E, sempre tornando al CBD, sempre per quello che riguarda il trattamento del cancro, nel 2013-2014 sono stati avviati degli studi preclinici fatti all'Università di Milano, quindi sono stati fatti sia in vitro che in vivo, cioè sia sui classici training in cui vengono analizzate le cellule che su animali, quindi cavi da laboratorio, e analizzando il CBD ed è stato scoperto che ha vari meccanismi in cui interferisce con la crescita delle cellule tumorali, uno dei quali molto importante è l'apoptosi, cioè la,
causa la morte programmata delle cellule malate senza toccare quelle sane, e un altro è angiogenesi, cioè diminuisce l'afflusso del sangue alle cellule malate rallentandone quindi la crescita. Naturalmente gli autori hanno suggerito che questa potesse essere la strada per poter fare studi clinici, da lì poi è arrivato lo studio di cui vi ho parlato poco fa, del CBD come trattamento appunto anticancro, che verrà fatto alla Dassa Medical Organization, che è di Gerusalemme, che è appunto il luogo dove lavora Mechoulam, che è Raphael Mechoulam, che è considerato un po' il padre della ricerca sui cannabinoidi, che è stato colui che ha identificato il THC per primo, che l'ha isolato, che ha cominciato, diciamo, tutta una serie di studi. Altri studi si stanno avviando, non esclusivamente con i cannabinoidi, sempre per quello che riguarda il cancro, ma per esempio come coadiuvante delle terapie chemioterapiche, quindi per esempio è stato fatto uno studio dove è stato utilizzato il CBD insieme a un trattamento chemioterapico sempre dalla GW Pharmaceuticals, e perché è stato scoperto che i cannabinoidi, se usati insieme alla chemioterapia, permettono di diminuire la dose di chemio e di avere effetti molto migliori, cioè quindi si diminuisce la chemio e si hanno effetti migliori che se si utilizzasse esclusivamente la chemioterapia. Un'altra frontiera che è stata inaugurata da poco è quella degli studiosi dell'Università di Londra, che hanno utilizzato THC e CBD sempre nel trattamento del cancro, insieme però alla radioterapia. Questo è uno studio che è stato fatto su cavie da laboratorio. Gli studiosi nelle conclusioni fanno notare come il volume medio della massa, quindi delle cellule malate, al 21esimo giorno di trattamento ha fatto diminuire il volume del 90% in più rispetto al gruppo di topini non trattati con invece i cannabinoidi, ma in cui è stato usato solo la radioterapia. L'ultimo grande, diciamo, ambito potrebbe essere quello della ricerca come antipsicotico, nel senso che nel 2012 è stato fatto un grosso studio dal dottor Reweke, che ha uno studio molto importante, non grosso per le dimensioni dei pazienti, nel senso che ha chiamato 39 persone con disturbi psicotici, ai quali ha fatto assumere a 20 il CBD esclusivamente, a 19 la sulpiride, che è un comune farmaco antipsicotico che viene prescritto anche da noi. E lo studio ha dimostrato che alla fine dello studio le 39 persone avevano gli stessi miglioramenti per quello che riguardava la questione della malattia, con la differenza che chi aveva preso il CBD non mostrava gli effetti collaterali che può dare la sulpiride, come squilibrio ormonale o aumento di peso. Tant'è che il dottore, uno dei coautori dello studio, ha sottolineato questo, che non è solo un antipsicotico, ma che è sostanzialmente privo degli effetti collaterali tipici osservati con i comuni farmaci antipsicotici. Una conferma di questo studio del 2012 è arrivata nel 2014, allorché su Neuropsicofarmacology è stato pubblicato uno studio in cui si è fatta una revisione di 66 studi precedenti su CBD e psicosi. E i ricercatori anche qui hanno suggerito che il composto offre una serie di vantaggi rispetto ai farmaci utilizzati e che sembra non avere effetti collaterali e nessuna dose letale. Un altro aspetto di quello che può essere sempre il CBD in rapporto alla cura di patologie mentali è il trattamento del disordine da stress post-traumatico, che è una patologia che in Messico, in America, in Israele, essendoci molti veterani di guerra, è un argomento molto più sentito magari di quello che può essere in Italia, se ne parla meno. Ad ogni modo, in Israele è stato avviato uno studio clinico a riguardo sul CBD, su ex veterani di guerra, perché è stato scoperto che gli aiuta a migliorare la qualità della vita in un modo veramente che non si aspettavano nemmeno loro, facendo diminuire gli incubi e portandoli piano piano a riuscire a ricostruirsi una vita normale, cosa che nemmeno i pazienti, dopo aver provato qualsiasi tipo di cura, pensavano che fosse possibile. Per questa patologia sono molto avanti in Messico, perché in Messico è dal 2009 che il CBD viene autorizzato come trattamento per questo disordine. E in America c'è stata una grossissima polemica, perché la cannabis appunto era autorizzata per tutta una serie di patologie, ma non questa. E a fine 2014 il governo federale ha per la prima volta approvato uno studio che ha rimandato per lunghissimo tempo, proprio in relazione al trattamento di questo disturbo post-traumatico. E tanto che le stesse associazioni che da anni lottavano per chiedere questi studi sono rimaste sorprese del fatto che il Dipartimento gli avesse dato
questa possibilità. E tutte queste cose di cui il CBD può dare dei benefici per quello che riguarda la mente deriva dal fatto che è considerato un neuroprotettore. E, in particolare in uno studio è stato evidenziato che potrebbe scongiurare i danni cerebrali che per esempio vengono causati dall'alcol. E, in questo studio gli autori hanno notato che è un antiossidante più potente di qualsiasi antiossidante che sono noti in ambito medico fino ad oggi, compresa la vitamina E, e sono stati proprio registrati degli effetti di neuroprotezione di circa il 50% in più negli individui che sono stati analizzati. E, io poi volevo concludere il mio intervento con una frase del dottor Greenspoon, il dottor Lester Greenspoon, che è un professore emerito dell'Università di Harvard, è un dottore che noi abbiamo avuto la fortuna e l'onore di intervistare sul nostro secondo numero della rivista, che potete trovare allo stand, mi sono dimenticato di dirvi, B42-43-44. E lui è stato uno di quelli che diciamo è stato uno dei protagonisti americani della rivalutazione di quella che è stata la cannabis terapeutica, nel senso che negli anni 70 gli avevano affidato degli studi e lui nello stessa premessa del libro scrive che era partito prevenuto perché, come la maggior parte della popolazione americana, le conoscenze che si avevano diciamo l'opinione pubblica non lo considerava più come un farmaco, nonostante fosse stata nella farmacopea americana e europea ben prima. Fatto sta che è partito per scrivere questo libro contro la cannabis e invece è venuto fuori, man mano che faceva le ricerche, un libro che si chiama Marijuana Reconsidered, che oggi la biblioteca di Harvard ha ripubblicato come un classico, in cui lui parte nella premessa dicendo: ragazzi, ci hanno ingannato tutti, siamo stati vittime di quella che è stato un semilavaggio del cervello. In questo libro vi spiegherò come mai la cannabis può essere considerata una medicina. E all'interno della nostra intervista la frase con cui voglio chiudere il discorso, che ci ha colpito molto, è stata che quando gli abbiamo chiesto, come lui aveva detto che la cannabis poteva essere quasi paragonata alla penicillina per le sue potenzialità terapeutiche, gli abbiamo chiesto se era una cosa valida ancora oggi, e lui ci ha risposto che la cannabis, come la penicillina degli inizi, è notevolmente atossica, è abbastanza economica ed è davvero versatile, e queste caratteristiche le permettono di essere considerato il farmaco miracoloso della nostra epoca, proprio come fu la penicillina negli anni 40. E io concluderei qua. Grazie a Mario per la chiara esposizione, vi ricordo quindi di andare a trovare lui e i suoi colleghi qua dietro allo stand di Dolce Vita, dove troverete Cannabis Terapeutica, i due numeri. Nel primo c'è un'intervista molto interessante fatta da Mario, tra l'altro, a Rafael Melchluham, il ricercatore israeliano di cui vi parlava. Nel secondo c'è un'intervista altrettanto interessante a Lester Greenspoon, due medici ricercatori attivisti nel campo della normalizzazione di questa sostanza per le applicazioni mediche. Io ricordo al nostro auditorio, che magari non è composto tutto da attivisti cannabici, che la canapa è riconosciuta come medicina nel nostro paese dal 2007. Non è diffusa perché ci sono tre ordini di problemi: quello culturale, nel senso che i medici quando vanno all'università e si formano non studiano le applicazioni di questa sostanza e quindi al momento di esercitare non sanno prescriverla, addirittura non sanno nemmeno che la legge italiana prevede che questa sostanza venga prescritta. Quindi il primo problema è quello culturale. Poi c'è un problema di accesso al farmaco, perché bisogna seguire un protocollo burocratico molto farraginoso. Terzo problema è quello economico, ecco, il farmaco è molto caro. E come fanno i pazienti italiani ad avere accesso a questa sostanza? Lo chiediamo a Claudia, che io ho conosciuto l'anno scorso a febbraio nel mentre della manifestazione contro la Fini Giovanardi, che se lo vuole è stata cancellata dalla Corte Costituzionale. Claudia ci racconterà un attimo la sua esperienza di paziente e di paziente in un paese dove la canapa è legale dal punto di vista medico, ma poi nella concretezza è davvero difficile averne accesso per quello che serve un paziente, cioè in maniera continuativa. Chiediamo a Claudia la tua esperienza, come si coniuga, ecco, da un lato il discorso di essere paziente, dall'altro il discorso di prendere in mano il proprio destino e di diventare anche attivisti, ecco. Che cos'è Roma Crew e raccontaci un attimo la tua storia. Ti ringrazio, Claudio.
Grazie, buongiorno a tutti. Appunto, sono Claudia e sono una paziente oncologica e da circa 6 anni, perché dopo la nascita del mio secondo figlio ho scoperto di avere il cancro al seno. E all'epoca io non sapevo assolutamente nulla riguardo alla cannabis, perché non sono stata, se non da giovane, come un po' tutti, una consumatrice, ma per breve tempo, e quindi non avevo la minima idea che la cannabis potesse comunque essere d'aiuto nella mia patologia. E questa cosa l'ho scoperta successivamente, quando 2 anni e mezzo fa ho avuto una recidiva con metastasi cerebrali. A quel punto, la situazione essendo abbastanza critica, ho deciso, insomma, appunto, di prendere in mano tutta la situazione in maniera un po' più determinata, autonoma, rispetto alle terapie convenzionali che comunque continuo a seguire in ospedale, perché queste terapie non mi sembravano sufficientemente adeguate a garantirmi una qualità di vita, oltre che una sopravvivenza ovviamente più lunga possibile, da quello che erano le prospettive dei medici, anche le statistiche in generale. Tant'è vero che io oggi in teoria non sarei dovuta essere qua, perché insomma la mia prospettiva di vita era ben inferiore a quella che poi è stata, almeno fino ad oggi. Vi parlo nonostante, appunto, a dicembre io abbia dovuto fare un ulteriore intervento per un'altra recidiva al cervello. Questo intervento è consistito in una seduta di radioterapia abbastanza importante, perché comunque c'erano delle masse tumorali già di dimensioni, diciamo, elevate. Però in questi 2 anni in cui io ho iniziato ad utilizzare la cannabis, ho scoperto tantissime cose che vi ha illustrato perfettamente il collega redattore di cannabis terapeutica, riguardo appunto le potenzialità della cannabis nella lotta al cancro, non solo come farmaco palliativo e quindi contro nausea e vomito, ma anche per proprio delle caratteristiche di poter aiutare a debellare il cancro, pur non avendo, diciamo, delle direttive specifiche da parte dei medici, perché come accennava Fabrizio è estremamente difficile, non essendoci dei trial clinici precisi per queste patologie, non solo ottenere delle prescrizioni, ma sapere quali sono le posologie e quali sono le migliori varietà di pianta che sono adatte alla propria patologia. Tornando alla mia storia, appunto, io 2 anni e mezzo fa, quando ho avuto la prima recidiva cerebrale, ho deciso di affiancare alle terapie convenzionali tutto ciò che poteva essermi d'aiuto. Ho scoperto la cannabis grazie ad un'amica che purtroppo oggi non c'è più, c'è qui il marito, quindi lo ringrazio. E questa amica mi ha fatto vedere un giornale nel quale era pubblicata uno studio e erano pubblicate anche i formulari con i quali è possibile ottenere legalmente la cannabis terapeutica in Italia, perché, come appunto accennato già da Fabrizio, dal 2007 ciò è possibile. Io non ne sapevo nulla, non ne sapevo nulla neanche i medici ai quali mi sono rivolta. Un solo medico dell'ospedale dove sono in cura, a cui ne ho parlato, ha preso in considerazione, diciamo, questa terapia, rimandandomi però poi di fatto al medico curante, perché lui non si voleva assumere la responsabilità di questa prescrizione, forse perché appunto nell'ambiente medico, non essendoci una informazione adeguata, ci sono ancora tanti limiti, se non pregiudizi, rispetto a questo tipo di approccio terapeutico. Il mio medico curante invece, fortunatamente, conoscendomi da 20 anni, dopo essersi documentato, essersi confrontato comunque con le relazioni che avevo portato dall'ospedale eccetera, mi ha prescritto questa terapia, e per ottenere la cannabis legalmente, diciamo, in Italia è necessario presentare la prescrizione medica alla ASL, la quale invia una richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute. Una volta ottenuto questo, il paziente, almeno nella regione Lazio dove non c'è un'erogazione attraverso il servizio sanitario regionale, deve pagare il farmaco anticipatamente,
e nel mio caso sostengo un costo di circa 10 euro al grammo, perché il farmaco che viene poi fornito in questi barattolini è importato direttamente dall'Olanda attraverso appunto il Ministero della Salute, grazie. E successivamente al pagamento di questa quota da parte del paziente viene avviato l'iter attraverso appunto la ASL per l'importazione del farmaco. Tutto ciò comporta un periodo di tempo tra i 2 e i 3 mesi, se non addirittura un po' di più, per ottenere fisicamente il prodotto, insomma, nelle proprie mani. E queste lungaggini burocratiche, oltre al costo piuttosto elevato, che chiaramente non tutti i pazienti sono in grado di sostenere, compromettono fortemente la possibilità di curarsi. E per quanto riguarda in particolare, adesso riagganciandomi al discorso del CBD, la mia difficoltà personale, ma non solo la mia, bensì di tutti quei pazienti in Italia che attualmente hanno la prescrizione medica e quindi in teoria la possibilità di importare il Bediol, che è il farmaco con un alto contenuto di CBD, sta nel fatto che questo farmaco non è attualmente, già da mesi purtroppo, disponibile dall'Olanda, motivo per il quale non ci viene garantita la continuità di cura. E questa cosa per me risulta particolarmente in questo momento disagevole, per non dire grave, perché, come accennato da uno studio scientifico che ha menzionato il collega, avendo fatto io la radioterapia, questa risulterebbe molto più efficace se io assumessi cannabinoidi con un elevato contenuto di CBD, che al momento però mi vengono, diciamo, negati, nel senso che non sono forniti, non sono disponibili. E considerata questa situazione, appunto, e considerato il fatto che io comunque 2 anni fa sono venuta in contatto con vari movimenti che si occupano di cannabis terapeutica, perché chiaramente, vista la poca informazione che ho ottenuto dall'ambiente medico, l'alternativa per avere delle, diciamo, testimonianze che potessero essermi utili nel percorso verso questa integrazione, questa medicina, come io la chiamo, sono state appunto sicuramente internet, perché comunque siti come Cannabis Terapeutica o altri dove ci sono informazioni sia scientifiche, di studi e sia appunto di prima mano di chi li utilizza, possono dare delle indicazioni valide. Mi hanno portato, diciamo, a interfacciarmi anche con realtà che promuovono una visione diversa, che auspichiamo possa realizzarsi in Italia, che è quella dell'autocoltivazione. E non perché vogliamo essere medici di noi stessi, cosa che peraltro non è del tutto sbagliata, perché comunque la prima, diciamo, percezione di quello che può essere un beneficio nell'assunzione della cannabis è chiaro che ce l'ho io e non il medico che mi dice quanta ne devo assumere, visto che è molto soggettivo questo tipo di reazione che si può avere alla sostanza. E queste realtà che mi hanno, diciamo, coinvolto attivamente, per fortuna, nel movimento verso la richiesta di una, appunto, normalizzazione del trattamento attraverso la cannabis, ci hanno adesso condotto anche a un percorso che dovrebbe prendere piede, insomma, a breve, dei Cannabis Social Club, cioè un circuito chiuso, etico, che non abbia scopo di lucro soprattutto, tra chi produce, quindi, e chi consuma, cioè nell'ambito stesso di questo circuito, i pazienti nello specifico, caso nostro, insomma, siamo un gruppo di persone che hanno delle patologie più o meno conclamate, comunque dei sintomi invalidanti, possano accedere alla sostanza curandone direttamente o per delega un paziente che eventualmente possa avere delle problematiche tali da impedirgli di occuparsi della sua piantina, accedere al farmaco. Questa è, diciamo, l'idea, l'auspicio e il progetto che vorremmo portare avanti. Sicuramente non siamo solo noi, ci sono altre realtà, per fortuna, e questo ci fa ben sperare che queste
iniziative possano essere diciamo anche di aiuto per in futuro cambiare, modificare, facendo pressione anche sulle istituzioni con le quali noi vogliamo assolutamente collaborare, cambiare un po' la normativa attuale. E per quanto riguarda il CBD, come conclusione, io sono fermamente convinta che sia un principio attivo estremamente valido, e questo soprattutto perché appunto mi sono documentata su varie riviste che pubblicano studi scientifici al riguardo, e tra qualche tempo insomma avrò la risonanza magnetica di controllo, dove saprò dirvi poi se questa cosa è efficace, effettivamente è vera, però me la auguro vivamente, perché comunque ho cercato nel periodo immediatamente successivo alla radioterapia di assumerne il più possibile. Poi purtroppo ho finito le mie riserve di Betiol e quindi adesso sono in attesa, diciamo così. E speriamo che presto le cose possano cambiare in meglio, per noi pazienti. Grazie. Grazie alla Paola. Io non ho capito una cosa però, avete già piantato? Cioè, no, noi siamo un'associazione che adesso può divulgare il concetto di Cannabis Social Club, in quanto appunto è una iniziativa che vorremmo che fosse possibile costituire in Italia. Non siamo ancora costituiti come associazione, ma ci stiamo attivando per uno statuto che possa essere diciamo registrato. E una volta fatte queste attività penso che comunque ci batteremo per avere anche l'autorizzazione a coltivare. Allora, grazie a Claudia, e spero che tramite le sue parole abbiate compreso una cosa, che i malati non hanno tempo da perdere, sono i malati del nostro paese e non solo che stanno portando avanti questo dibattito, perché se aspettiamo il tempo dei nostri politici è inutile nemmeno che ci mettiamo, probabilmente il tempo dei medici segue quello della politica, e quindi sono queste persone che vivono tutti i giorni sulla loro pelle il disagio di una patologia che si rimboccano le mani e, come dire, forzano o provano a forzare la legge in modo, come dire, da vedere riconosciuta quello che è poi un diritto costituzionale, ecco. Quindi che sia chiaro che la salute di noi come cittadini non deve essere in mano a un dibattito, a una speculazione politica, perché il nostro benessere non è di destra né di sinistra. Sentiamo adesso Andrea, anche lui è un paziente, anima dell'associazione La Piantiamo di Rancale, ecco, che declinerà un attimo attraverso le sue parole quella che è la sua esperienza. Prego Andrea. Ciao a tutti, buongiorno, grazie a tutti innanzitutto per essere qui. Sono il segretario della Piantiamo, mi chiamo Andrea. La Piantiamo è un cannabis club. Noi non abbiamo fatto altro che portare i nostri corpi malati al cuore della politica, dico sempre, utilizzando uno slogan di un'associazione ammirata, la Luca Ruscione. Con queste persone abbiamo creato naturalmente La Piantiamo proprio per risolvere i problemi che diceva lei, le lungaggini, la burocrazia. Ci sono persone che non possono neanche più aspettare che si seguono i tempi della natura, che si possa piantare la cannabis e tutte le cose, perché in tutto questo tempo, da quando abbiamo creato questa associazione, stanno a morire le persone. La cosa strana è che nascevamo il 29 gennaio 2013 come primo e unico Cannabis Social Club d'Italia, e tutti standing ovation per questa iniziativa. Oggi stiamo a febbraio, quasi marzo 2015, e siamo ancora il primo e unico Cannabis Social Club d'Italia, e questo dovrebbe far capire tante, tantissime cose. Ecco perché a un certo punto lascio, rispondendo a molte domande che mi sono state fatte, lo stato dell'arte. Attualmente ci sono, come vi dicevo, pazienti che non possono neanche aspettare più
la partenza del nostro bel progetto pilota, che è partito in Regione Puglia. Una legge ci ha regolamentato, in Puglia possiamo anche produrre la cannabis, problema che non possiamo bypassare una legge nazionale. Allora, Regione Puglia, facciamo questa cosa inevitabilmente, io già la faccio da anni sinceramente a casa mia personalmente, ma questo non credo che vada a risolvere un problema per altre persone. Qua si vuole risolvere un problema per altri, per tutti i pazienti che non solo sono in Puglia, perché ripeto, il problema è che noi in Puglia possiamo sì avere questa, tra virgolette, è brutto associare al termine malattia la parola fortuna, ma abbiamo questa fortuna di ricevere e gratuitamente tramite il servizio sanitario regionale le infiorescenze di cannabis che l'ospedale mensilmente svizzero mi produce e mi dà, e produce, no, lo produce Ruanda e la importiamo qua in Italia, però l'ospedale me la fornisce dopo un iter difficilissimo, burocraticissimo. Ecco perché la piantiamo, abbiamo creato questo Cannabis Club, ci sono oggi, purtroppo non so per quale motivo, vi dicevo, siamo 60 pazienti in Italia, questo già vi dice un'altra grandissima cosa che mi lascia capire, siamo 60.000 malati solo la mia malattia, la sclerosi multipla, ma solo 60 ad avere di tutte le patologie, ad avere il Bedrocan, Betiol, Bedica, le infiorescenze Bedrocan. Questa è la cosa anche assurda, che ne siamo veramente pochissimi. Perché immagina, lì paga, ha detto, 10 euro per grammo, perché viene tramite importazione ministeriale, ma immaginate che oggi è così evoluta l'Italia che è possibile andare in qualsiasi farmacia con laboratorio galenico, quella con la scritta preparazioni magistrali fuori, e comprare la cannabis. Si può comprare, anzi non voglio neanche sapere la patologia. Senza patologia, senza, perché possiamo fare la statistica e non va assolutamente bene. Per questo è possibile comprare la cannabis, il problema di oggi è il costo. Dare una cannabis a quanto costa? 35-40 euro per grammo, costi assurdi, sino a non far fermare il diritto alla salute ai pazienti. Ecco perché, e rispondo anche a un'altra domanda che mi è stata fatta, esile, la nostra SRL, noi nel nostro progetto pilota approvato all'unanimità, cioè tutte le forze politiche, questo significa nessuna forza politica si è permessa di battere ciglio a quanto facevano i malati di la piantiamo in Puglia, unanimità, tutte le forze politiche hanno approvato favorevolmente quello che volevamo fare noi. Noi andiamo a quantificare in 1,50 euro la produzione della cannabis, ripeto, prima veniva venduta in farmacia a 35-40 euro, noi la produciamo a 1,50 euro questa cannabis. Dopodiché, quando vedono attraverso il nostro business plan che noi paghiamo anche un po' di soldini per farci, per vedere quanto costa produrre la cannabis, perché io stentavo a crederci che non costa effettivamente proprio nulla, quanto la fanno pagare. Allora presento questo business plan al governatore della Regione Puglia, Michi Vendola, il quale trova non 10, non 100, non 1000, 58 milioni di euro di risparmio se avesse trattato con la canapa autoprodotta, prodotta da noi, anziché naturalmente quella importata all'estero, più costi di spedizione, più le varie spese di importazione, arriviamo a 12-13 euro. Beh, rispetto al nostro €1,50 e rispetto a tanti soldi che andrebbe a risparmiare la Regione Puglia, questo mi fa dire anche al governatore, al presidente, che dice con questa cifra esce qualche lavoretto anche per noi. Il presidente un po' emozionato dice: Andrea,
con una cifra del genere non è che si risolve il problema, la piaga sanitaria in Italia. Immagino a rapportare questa cosa che stiamo a fare in Puglia, in cui ecco perché parte il progetto pilota pugliese, che speriamo sempre che possa essere adottato anche dalla nazione Italia, perché purtroppo la nazione Italia è quella del niente. Allora, il prossimo passo fattivo sarà quello che marzo è arrivato, fra 10 giorni io personalmente, assumendomi molte responsabilità, però credo che proprio per quelle persone che diciamo prima stanno a morire, ci sono persone che non possono aspettare neanche la partenza del nostro progetto pilota, che seguono un iter burocraticissimo che vi dicevo prima, lo lascio seguire. Nel frattempo le piantiamo, la piantiamo e effettivamente si va, qualcuno dice contro l'ESM, sì, si va contro l'ESM, siamo pronti ad andare contro l'ESM. Qualcuno si è raccomandato e dice, qualcuno delle forze dell'ordine, Andrea, possibilmente non fare il reato di istigazione, non fotografare, non pubblicare su Facebook le piante che fate crescere. Mi sembra un accordo giusto, perché alla fine conti a me non interessa la fotografia su Facebook delle 1000 piante che mettiamo, però l'importante è che si sappia che la stiamo a piantare e che, ripeto, non siamo pronti naturalmente a sentire anche. Qualcuno dice, Andrea, il problema, comandante sempre dei carabinieri, noi conosciamo te, ecco perché deve nascere il Cannabis Social Club, noi conosciamo te. E diventa molto più semplice seguire un Cannabis Social Club anziché 200.000, 300.000, 4 milioni di piccoli coltivatori fedati. Diventa molto più semplice, anche perché, ripeto, non è solo per andare incontro alle loro esigenze, perché poi a Foggia, nella mia città, almeno vi parlo, sono anche un po' zannino, come si dice, se le fregano le piante di canapa. Di conseguenza diventerebbe un lavoro ancora più arduo quello per le forze dell'ordine. Per questo che ha detto Andrea, nel momento in cui io seguo una persona e seguo te, è molto più semplice, diventerebbe più semplice anche da parte loro. Ecco perché ultimamente avevo fatto nel 2013, 2 anni fa, lo slogan adotta una pianta per lanciare la nostra associazione, la piantiamo. Oggi chiedo a chiunque di voi, adotta un malato, adotta un disabile, ognuno di noi malato, veramente quanti benefici che ci può trovare dalla cannabis. Guardate, un po' di tempo fa leggevo un'intervista bellissima su un giornale che diceva, parlava di altro, parlava di droghe, la cannabis non è droga, però parlava del problema della solitudine delle droghe. L'avevano sperimentato su 2 topini, dicevano 2 topini da soli andavano sempre a consumare droga, messi nella gabbietta da soli. A un certo punto un'intuizione, facciamoli diventare social, mettiamoli insieme questi topini. Vedete, questi topini subito dopo non consumavano più sostanze stupefacenti. Questa cosa fa dire, ma allora sperimentiamola sull'uomo. È per questo che l'hanno studiata su persone che utilizzavano droga, eroina. L'hanno studiata sui soldati americani che combattevano in Vietnam e vedono che quando rientrano in Vietnam nessuno più utilizza l'eroina. Perché? Perché c'è il fatto della solitudine, la struttura della guerra, le tante cose. Queste sono le cose che si dovrebbero evitare un pochettino, la solitudine. Se si può donare un sorriso, quello che dicevo anche al papà di un amico che stava pensando, se si riesce a donare un sorriso
ad un malato penso che diventa la gioia per ciascuno di noi. Quindi non dico che crescete ciascuno in una pianta, però effettivamente chi può fare questa cosa che non ha problemi con legge, altro, queste cose qui, ma che si adotti un disabile, che si cresca una pianta. Io non posso arrivare, vedo in sala una persona, io arrivo in Spagna a prendere l'olio di canapa, incredibile, in Spagna. Cioè, ma noi abbiamo il Salento, Foggia, abbiamo un sole meraviglioso che ci può permettere naturalmente molte cose, ma perché dobbiamo arrivare in Spagna? Possiamo fare qua in Italia. Domanda veloce per Andrea, quindi mi confermi che finalmente adesso con l'inizio della stagione iniziate a mettere a dimora questi semi? Guarda, il terreno già è pronto, perché prima di mettere a dimora i semi bisogna preparare il terreno. Qualcuno utilizza termini tecnici fini, io utilizzo la cacca, quella che utilizzo per fertilizzare il letame della... Certo, già abbiamo preparato il terreno, abbiamo naturalmente una decina di giorni prima, quindi in questi giorni si deve rifresare la terra e poi naturalmente mettere a dimora questi semi. Siamo prontissimi. Credo che questo applauso rappresenti anche il fatto che idealmente saremo un po' tutti con lui al momento storico in cui semineranno il loro campo. Io volevo un attimo offrire questa brevissima riflessione. Queste persone, questi malati che si curano con la canapa, che loro malgrado sono costretti per i limiti che ha la nostra, il nostro contesto legislativo a forzare la legge, sono persone che in un certo senso mettono in gioco la propria vita, perché attenzione, ricordiamoci benissimo che coltivare canapa nel nostro paese è assolutamente illegale, non c'è la scusa giuridica del fatto che queste persone soffrono di malattie. Poi tutto questo si vedrà al vaglio di un giudice in un tribunale. Quindi queste sono persone che giocano la propria vita in prima persona, perché oltre alla problematica patologica, tante volte loro magari si trovano ad affrontare anche la problematica legislativa. Come possiamo giustificare noi questi atti di disobbedienza civile? Ecco, in questo momento noi non siamo, diciamo, quelli che si chiamano dei positivisti del diritto, nel senso che per noi il diritto non è uno, diciamo, una gabbia di leggi che ci costringe ad agire dentro questi limiti. Noi diciamo che ci approcciamo a questa lotta come dei giusti naturalisti del diritto, cioè prima del diritto fatto dagli uomini siamo sicuri che ci sono dei diritti umani che vanno rispettati a prescindere dal tipo di organizzazione giuridica che ogni Stato si dà in un determinato momento storico. Adesso io passo la voce ad Alessandra, attivista storica del nostro mondo, ci racconterà la loro esperienza quando lei ha iniziato a realizzare quelli che sono i benefici dell'applicazione medica di questa sostanza. La sostanza canapa non era assolutamente ancora riconosciuta come legale nel nostro paese, è grazie a persone come lei che oggi abbiamo anche la possibilità di raccontarci qualcosa che non sia aria fritta, ma siano anni e anni di lotta per la strada. Ecco, grazie Alessandro. Sì, buongiorno a tutti, scusate la voce. Grazie Fabrizio, grazie all'organizzazione che ci permette ancora una volta di essere qui. E come diceva Fabrizio, appunto, noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2001, quindi quando non si parlava assolutamente di niente, praticamente di tutto quello di cui avete sentito parlare fino adesso, né di CBD, né tantomeno di Bedrocan, o di Bediol, o di importazioni, o di farmacie, non c'era nulla, non c'era neanche in Olanda, i famosi barattolini.
quindi partivamo proprio da un'altra base, anche se sono passati solo 15 anni, ma era tutto un altro mondo. Eravamo tutte persone che in qualche modo già sperimentavano l'efficacia di questa pianta sulla propria patologia. E ovviamente l'unico modo era quello illegale. Abbiamo iniziato in quel momento a metterci insieme e a dire no, non possiamo continuare ad andare avanti così. Il percorso però per arrivare alle istituzioni è stato lungo, e noi il problema ce l'avevamo immediatamente, perché la maggioranza continuava a rivolgersi al mercato nero. L'associazione non nasce da persone che volevano provare, nasce infatti da persone tutte che avevano già sperimentato già allora, e nasce in realtà non come associazione ma come gruppo di auto mutuo aiuto, che è molto diverso. Avevamo l'esigenza di aiutarci, perché da soli non potevamo, perché tra l'altro, come diceva Andrea, immaginate in 15 anni noi quanti compagni di strada abbiamo già perso, quante persone non ci sono più, quante persone non hanno neanche visto il Bedrocan, quante persone appunto sono tante. Se andate sul nostro sito trovate Pino, che è stato anche lui una colonna importante, ma sono tanti, Francesca, Francesco, Tommaso, sono tanti. Questo percorso, quello che loro che hanno finora detto che si vorrebbe fare, noi l'abbiamo fatto allora, nel 2001 già. Qui probabilmente c'è anche un po' di confusione sui termini. Nel 2001 non c'era niente, ma ora anche in rete c'è una disinformazione, una malinformazione terribile, e i termini vengono usati così. Quello che il percorso che abbiamo sentito per ora nominare la parola Cannabis Social Club, in realtà probabilmente ognuno gli ha dato poi la sua interpretazione, ma il concetto originale viene da una rete europea che si chiama ENCUD, che viene dalla Spagna in particolare, le prime esperienze, è data dal 97, dalla metà dei primi anni 90 che hanno iniziato a fare questa lotta. Noi ci siamo approcciati a loro già nel 2006, quindi sono anni che in realtà noi lavoriamo in quel modo, senza doverci per forza chiamare in quel modo o farci pubblicità che la pianteremo, che noi l'abbiamo già piantata, continuiamo a piantarla, siamo riusciti per anni a soddisfare le esigenze di un sacco di malati che non avrebbero avuto in nessun modo accesso, ripeto, ancora prima che ci potesse essere qualsiasi modo di farsela prescrivere legalmente. E anche il fatto di essersela fatta prescrivere, di aver iniziato a potersela far prescrivere legalmente, non è perché nel 2007 un giorno il ministro Turco si è svegliato, illuminato, e ha deciso che in Italia il THC era un principio attivo accettabile come farmaco. No, è perché c'è stata una pressione fortissima, una presentazione di documenti, una richiesta di andare a vedere qual era lo stato degli studi scientifici su questa sostanza, e nel 2007 finalmente siamo riusciti a farci ascoltare tramite un consigliere della ministra e a far uscire questo decreto ministeriale, perché non è una legge. Invece spesso c'è la confusione, ancora l'ultimo servizio sul TG2, non so chi l'ha visto la settimana scorsa, hanno esordito dicendo che c'era una legge nazionale del 2007. Non è vero, c'è semplicemente un decreto ministeriale che inserisce THC nella tabella dei farmaci stupefacenti, cioè delle sostanze stupefacenti riconosciute come farmaci, ed è nella stessa esatta tabella
barbiturici, benzodiazepine, quindi le stesse modalità prescrittive di quelle sostanze, e quindi appunto c'è la possibilità di andare direttamente in farmacia con una semplice ricetta bianca non ripetibile. Ora, qualcuno avrà sentito delle evoluzioni, della possibilità dell'Istituto Chimico-Farmaceutico Militare di Firenze, di quello che sarà questa produzione. Noi temiamo che in realtà sia ancora un peggioramento della situazione dell'accesso di questa malattia, di questa medicina per i malati italiani. In questo momento è disastrosa anche la situazione dell'importazione dall'Olanda, ma rischiamo che il fatto che venga prodotto in Italia blocchi l'importazione, perché non c'è il fatto che possa essere importato dall'Olanda è semplicemente perché c'è un decreto del 97 che niente ha a che fare con questa sostanza, ma che interessa tutti i farmaci provenienti dall'estero, importati dall'estero. E solamente in base a questo decreto è possibile importare, perché non c'è un farmaco equivalente in Italia. Dal momento in cui ci sarà, l'importazione viene automaticamente bloccata, non sarà assolutamente più possibile accedere al farmaco olandese, e noi abbiamo paura che la produzione italiana, prima che riesca a coprire anche solo quei 60 pazienti di cui parlava, passeranno anni. Invece, come ripeto, l'esigenza è ora, e ora, e lo è per molti di più di quei 60. E quindi, tornando al concetto di Cannabis Social Club, noi in realtà lo stiamo già facendo, e non abbiamo probabilmente ancora, non sono i tempi, non c'è l'esigenza ancora di tirarlo fuori, come dire, solamente mediaticamente, senza avere niente. In questo momento noi continuiamo a volere avere praticamente, e a mandarlo avanti praticamente, un Cannabis Social Club, che non semplicemente farne parole. Intervengo anche brevemente su quello che è l'argomento CBD e altri cannabinoidi, adesso che per la nostra esperienza, e per, sicuramente ve lo spiegheranno meglio Roberto e Franco, è una pianta complessa, una pianta che non è solo THC, non è solo CBD. All'inizio nella storia, infatti, a livello sintetico, a livello farmaceutico, si produceva solo THC, perché si pensava che era quello l'elemento curativo, oltre che il principio attivo unico, stupefacente, perché tutti gli altri non lo sono. Poi si è iniziato adesso a lavorare, quanti anni sono, Roby? 5 anni che si lavora sul CBD. Ma ce ne sono 70, prima che arriviamo alla fine a capire quali sono i meccanismi e soprattutto le interazioni tra questi vari componenti, e anche rispetto all'antiepilettico. Sicuramente è fondamentale, lo dico perché è la mia esperienza diretta, è fondamentale il CBD, ma sappiamo che è fondamentale anche il THCV, il THCV come si vuole chiamare, e che sicuramente non è ancora stato studiato da nessuno. L'interazione fra questo, quello già diventa esponenziale, non sono le possibili combinazioni. E anche quello che arriva dall'Olanda, alla fine sono 4 varietà, è molto difficile, come dire, che vadano bene per tutti e per tutte le patologie, e anche questa è l'importanza di poter trovare la propria combinazione dei vari cannabinoidi per quello che so che è la propria patologia. Niente, chiudo qua. Allora, grazie molto Alessandra, che ha integrato con la sua esperienza quelle che erano le riflessioni proposte dagli interlocutori di prima, e che ha ribadito con la forza che solo un paziente può portare avanti quale che sia l'emergenza sanitaria che le persone che si curano con questo rimedio alternativo affrontano tutti i giorni, perché a fronte di tanti progetti portati avanti anche sembra in luce dallo Stato, come si può dire, le tempistiche di sviluppo di progetti istituzionali sicuramente non andranno a cambiare nel concreto la situazione quotidiana di queste persone.
Andiamo avanti con Roberto della Quinta Grassomatic, una banca di genetica di semi, che ci darà dei consigli per gli acquisti, ecco, per quel che riguarda lo sterminato, la sterminata offerta di semi con componente principale CBD. Ecco. Grazie Roberto. Buongiorno a tutti, è bellissimo vedervi così tanti perché effettivamente l'argomento dovrebbe interessare tutti. A me piacerebbe anche parlarvi degli aspetti dell'uso del CBD per un consumo non terapeutico. Purtroppo il tempo è quello che è, invece passerei direttamente da alcune informazioni che penso possano esservi più utili e che, di cui io sono a conoscenza lavorando già da ormai 15 anni in questo campo. Avendo avuto anche la fortuna di essere stato coinvolto dal CBD Crew in un progetto molto interessante che è quello dello sviluppo di una varietà di cannabis autofiorente che nel giro di 60 giorni è già in grado di fornire la materia prima per le applicazioni terapeutiche e non. Il mio coinvolgimento in questo, con il CBD nasce sia per l'invito che il CBD Crew mi fece per sviluppare un'automatica, quindi una pianta super facile da coltivare, molto veloce e che si adattasse più o meno all'esperienza di coltivazione praticamente di tutti, ma anche per un'esperienza personale, perché una persona a me molto vicina, proprio quando iniziai a lavorare con il CBD Crew, aveva un problema di infiammazioni cerebrali che 4 cicli di interferone non riuscirono minimamente a rimuovere. Successe però che a pochi giorni, l'equipe medica, tra l'altro un'equipe di ricerca molto avanzata dell'ospedale di Valencia, in Spagna, io purtroppo sono costretto da 10 anni a vivere in Spagna per poter fare svolgere il mio lavoro, alzarono le mani e le dissero che non potendole somministrare tutto l'interferone e non avendo alcuna idea di come procedere con le terapie, le consigliarono solo di ricoverarsi nel giro di qualche giorno in modo che quando fosse sopravvenuto il coma cerebrale, quantomeno lei era già in clinica e avrebbero tentato di salvarla in qualche modo. Nella disperazione che potete immaginare in quei 4-5 giorni, la fortuna di essere in contatto col CBD Crew mi permise di recuperare 12 grammi di fiore di cannabis. Di questi 12 grammi di cannabis io ne presi una parte, la decarbossilai, cioè la riscaldai in forno per oltre un'ora a 130-140 gradi e poi ne feci delle capsuline in cui il contenuto poteva essere 0,2-0,3 grammi al massimo. Questo senza alcuna speranza particolare, voleva solo essere il tentativo di ridurre i dolori, lo stato d'ansia che chiaramente la situazione aveva generato. Cosa succede? Inizia la somministrazione di una capsula ogni 8 ore il giovedì sera. Lei lunedì mattina avrebbe dovuto ricoverarsi appunto per andare incontro alla morte. La morte era al 100% garantita. Non si sa in quanto tempo, però era sicuro che da quella clinica non sarebbe mai uscita. L'ha preso quindi una capsula ogni 8 ore, il giovedì sera è iniziato, il venerdì è continuato, il sabato pure. L'ultima capsula, cioè ha preso una capsula al mezzogiorno della domenica, ha sentito un dolore fortissimo e si pensava che fosse sopravvenuto il coma cerebrale e poi di colpo non ha sentito più nulla, come se stesse benissimo, non aveva più alcun tipo di sensazioni e anche lì si pensava sarà un effetto del coma cerebrale, cioè non riesco più a sentire il dolore, non ho alcuna percezione, sto per andarmene. La cosa incredibile è che il giorno dopo, quando è andato in clinica per ricoverarsi, i 4 fuochi di infiammazione cerebrale non c'erano più. 2 grammi e mezzo di cannabis erano riusciti a risolvere un problema di 4 cicli interferone. In un anno e mezzo, una persona che sveniva 15-20 volte al giorno, oltre a tutti i dolori che la cosa provocava, era stata risolta. Erano 2 grammi di fiori. Non era un estratto, non era niente di particolare. Era solo una pianta, un fiore che conteneva sia CBD che THC e tutti gli altri terpeni che sono fondamentali per l'effetto sinergico che hanno con i cannabinoidi principali, avevano risolto il problema. Ora, questa è un'esperienza personale che non può essere
come dire, non è un incoraggiamento, cioè, o meglio, non è una terapia. Abbiamo avuto fortuna. Il caso per molte ragioni ci ha aiutato, infatti la disponibilità, quella cattolica a Barcellona era disponibile solo in piccolissima quantità, non c'era più, erano gli ultimi 12 grammi che il Wrestling Club aveva a disposizione. Però questo poi ha dimostrato, e posso ancora dimostrare oggi, perché ci sono una cinquantina di risonanze magnetiche, tra l'altro quella fatta il giorno in cui le hanno consigliato di ricoverarsi e quella del lunedì successivo in cui non c'era niente. Quello che posso dirvi a conclusione di questa storia è che l'equipe medica dell'ospedale di Valencia che si è occupato di questa cosa è stata sciolta e i medici non rispondono neanche alle mail. Abbiamo dovuto impegnare un avvocato per ottenere dopo 6 mesi la documentazione dall'ospedale. E potrei dirvi ancora di più, ma lasciamo perdere, il tempo è pochissimo. Quindi io facendo questo lavoro con le genetiche, con i segni eccetera, mi trovo un po' in mezzo al problema, nel senso che se da un lato c'è un entusiasmo straordinario per questa pianta, per il CBD in particolare, dalla parte del mondo scientifico, dall'altro c'è la disperazione di pazienti e di persone che vorrebbero, dovrebbero averne accesso facilitato e addirittura gratuito, a mio parere. Io provo a fare quello che posso per cercare di risolvere il problema e per questo motivo mi sono impegnato nello sviluppo di varietà automatiche o comunque di piante di cannabis che siano estremamente precoci, estremamente ricche di CBD e anche quanto più produttive possibile. Ora, l'interesse del CBD chiaramente ha stimolato molti miei colleghi, ci sono banche di semi che stanno offrendo piante con alto CBD un po' in tutti i cataloghi. Allora vorrei chiarire prima una cosa: il CBD perché sia considerato considerabile alto deve almeno essere pari al 4%, almeno perché abbia una certa efficacia. La massima concentrazione di CBD che è oggi stata conseguita del 25%, però solo per alcunissimi genotipi, per alcune piante che sono da pianta non estratto, l'estratto è già chiaramente un'altra cosa. Però diciamo le piante con alto CBD generalmente viaggiano tra il 4 e il 12%, qualcuno arriva anche al 15%. Ora, quando leggete nei cataloghi di banche di semi in cui parlano di alto CBD, bisogna fare attenzione ad alcune cose. Prima di tutto, se è vero che hanno un alto CBD, saranno i primi a pubblicare le analisi. Se non ci sono analisi, dovete dubitare. Poi c'è un altro discorso da fare molto importante. Cercherò di essere semplice. Gli unici oggi in grado di offrire dei semi da cui nascono piante che hanno tutte un alto CBD è praticamente il CBD Crew, la Reggae Seeds di Barcellona e vabbè, poi anche il mio banco Grassomatic per quanto riguarda le autofiorenti. Tutti gli altri prodotti con alto CBD che possono avere sicuramente un valore superiore al 4-5%, bene, quei semi avranno quel valore di CBD solo più o meno nel 50% dei casi. Ora, un paziente che compra un pacchetto di semi di CBD con alto valore di CBD, che non è garantito siano al 100% tutti col CBD, ha il problema di verificare la pianta come se ce l'ha o meno. In questo senso, io ho preparato un piccolo test che potete fare benissimo a casa, costa 2 euro e vi potrà dare la possibilità di capire se la pianta contiene o meno CBD. Non rivelerà la quantità, si può avere un'idea se ce n'è poco o meno, però sicuramente essendo un esame colorimetrico vi dirà se c'è o non c'è, che mi sembra già un grande risultato. Ora, tornando al discorso delle banche di semi, vorrei anche farvi un piccolo warning. Ce n'è una in particolare che è molto famosa ed è questa qui, la CBD Seeds. Ora, io non voglio assolutamente, come dire,
parlare dei colleghi, però qui molti stanno cadendo in un piccolo equivoco, un piccolo grande e pericoloso equivoco. Questa banca di semi non produce neanche un seme con CBD. CBD Seeds sta per, se mi passi la seconda diapositiva, sta per Canem Barcelona Distribution. Praticamente è una impresa di Barcellona che prima era un grow shop e poi ha aperto la sua banca di semi, giustamente l'ha chiamata CBD Seeds. Il problema è che non spiegano che non sono semi di CBD. Ci scrivono alto CBD in alcune delle loro varietà, però anche lì se arriviamo all'1% è già un miracolo. Tornando al discorso di come individuare una pianta di CBD, occorrono semplicemente due cose: dell'alcol per uso alimentare, possibilmente che abbia un 90-95% di purezza, e dell'idrossido di potassio, la potassa caustica, che è una materia base per i detersivi, costa una sciocchezza, si può comprare su eBay tranquillamente, si presenta o in scaglie o in pellets, e praticamente occorrono, per fare 30-40 test, occorrono 5 grammi di potassa caustica e 95 ml di alcol. Si tratta semplicemente di, se passiamo alla, serve chiaramente un contenitore che è capace di contenere i 100 ml di alcol e delle provettine dove verrà inserito il pezzettino, basta un decimo, un quinto di grammo di fiore non di foglia, che la foglia non contiene, non ne contiene abbastanza per essere rivelata. E quindi è preferibile usare il fiore. E se passiamo alla seconda, il procedimento è estremamente semplice. Si tratta di versare nel contenitore di vetro l'alcol, aggiungere 5 grammi di idrossido di potassio, mescolare bene fino a che sia disciolto completamente, e nella provetta poi inserire il fiore dentro la provetta e aggiungere 2 ml di soluzione 2 ml di soluzione alcolica con E. Ora, se c'è CBD, la colorazione virerà sul violaceo, color vinaccia, insomma. Se non c'è CBD, rimarrà assolutamente verde trasparente, per cui insomma la differenza è abbastanza riconoscibile. Quanto più CBD c'è, più rapido sarà il cambiamento di colore e anche più intenso sarà la colorazione che si otterrà. Ed è tutto, cioè basta fare questo semplicissimo test per riconoscere se la pianta ce l'ha o non ce l'ha. Ora, questo per quanto riguarda le varietà con CBD. Io non voglio tediarvi con queste tecniche di come si fanno i semi, questo è abbastanza, credo che possiamo parlare di cose un po' più interessanti. Allora, io vorrei aggiungere un'informazione che è stata scaturita dagli studi fatti a Madrid dall'equipe del dottor Guzman, in cui si è evidenziato che se il CBD viene utilizzato in combinazione con la curcuma, una banalissima spezia recuperabile nei supermercati, l'effetto sinergico è antinfiammatorio, è estremamente efficace. Quindi si consiglia normalmente di combinare le due cose, cioè la cannabis con un consumo di curcuma, che è anche un potente antinfiammatorio. Un'altra informazione che vorrei darti riguarda gli estratti di CBD che sono in giro, sono stati commercializzati e vengono commercializzati ancora oggi. Negli Stati Uniti ci sono state anche delle polemiche su alcuni prodotti della Real Scientific, della HempMeds, perché lo stesso direttore scientifico si è dimesso in polemica con l'azienda perché il prodotto venduto come di grado medicinale in realtà conteneva dei solventi, dei metalli pesanti, e questa cosa non era assolutamente tollerabile, diede le dimissioni e l'azienda anche subì un colpo economico non indifferente. Ora, va bene, si sono rinnovati in una nuova azienda, sembra che le cose siano migliorate,
però insomma c'è da stare un po' attenti a ciò che si compra. Un'altra cosa importante è che questi estratti con CBD che vengono legalmente, esportano legalmente tutto il mondo, vengono prodotti con la tecnica dell'estrazione con anidride carbonica e vengono, non viene mai utilizzato il fiore, vengono utilizzati i rami sostanzialmente, ed è per questo che è legale la commercializzazione e l'invio in tutto il mondo, è per questo che non contiene THC e quindi è possibile venderlo. Da solo quell'olio ha un effetto abbastanza limitato perché è assolutamente privo di tutti i terpeni, oltre che del THC, che gioca un ruolo importante, anche perché mancano tutti i terpeni che determinano poi l'effetto dei cannabinoidi principali. Per cui sono testimone di persone, di genitori con bambini e bambine con l'epilessia che hanno tentato per lungo tempo di trattare l'infermità con questi oli puri senza alcun risultato. Quando hanno provato a fornire un estratto alcolico fatto con una pianta di marijuana, quindi non cannabis industriale, con alto CBD, l'effetto è stato immediato e anche molto, molto importante. Per cui vorrei che non si coltivassero delle false speranze rispetto a questo tipo di prodotti. Una cosa interessante che si potrebbe fare è utilizzarli per creare noi stessi un prodotto ricco di terpeni. La cannabis con THC, meno male, è reperibile un po' ovunque e quella contiene i fiori, contengono i terpeni, per cui combinando una marijuana qualsiasi con questo estratto di CBD, quindi si aggiunge il CBD e della marijuana normale, siamo in grado di ottenere, anche potendo gestire le varie proporzioni tra THC e CBD, un prodotto di maggiore efficacia terapeutica. Negli Stati Uniti ci sono molte aziende che producono questi prodotti, anche loro stanno facendo esattamente quello che io vi ho detto, cioè usano l'estratto CBD base, poi aggiungono i terpeni, aggiungono il THC e quindi cercano di ricostruire un po' il complesso fitoterapico della pianta. Ovviamente al contrario, basterebbe usare la pianta. Ragazzi, io sono 15 anni e non ne ho vista una dritta nel mondo della pianta. Ecco, mi permette di fare un po' di pubblicità a un'azienda di cui non ho assolutamente alcuna relazione, eccetera, solo perché sono certo che ha uno dei migliori prodotti disponibili sul CBD e tra l'altro anche in Europa, per cui non ci sono neanche problemi di dogana per poterlo importare. Si tratta della Endoca, è una marca svedese, produce della cannabis biologica, fa degli estratti di grande qualità, il rapporto qualità-prezzo è ottimo e a tutti quelli che mi chiedono dove poter trovare dell'olio vi dico di andare da loro perché credo che sia il prodotto più accessibile, più facilmente accessibile e più conveniente da acquistare. Loro hanno anche evidenziato i problemi legali di avviare una produzione in Italia, anche di avere accesso persino a quello prodotto all'estero via importazione, eccetera. Io aggiungo anche un'altra cosa: è stata un'impresa italiana ha recentemente scoperto una varietà industriale italiana con un tenore di THC dello 0,2%, per cui è coltivabile in tutta Europa, se non in tutto il mondo, già registrata, e il valore di CBD è decisamente molto alto perché la pianta, i fiori mediamente hanno un 6-6,5% di CBD. Non vi dico i problemi che si stanno incontrando, nonostante la pianta sia registrata a livello internazionale, legale al 100%, per poter mettere a disposizione dei malati questa pianta che potrebbe risolvere il problema di chi sta aspettando CBD dall'estero comunque da anni e che comunque molto probabilmente non ha molto tempo da perdere. Quindi la situazione io la vedo abbastanza disperata. La disobbedienza civile credo che ormai sia un passo inevitabile e anche l'America insegna che loro ci sono arrivati attraverso il sacrificio di diversi martiri. Io mi auguro che questo
non accada a loro, perché neanche a me, perché anche io ci sto un po' in mezzo, però non c'è da stare, da essere molto ottimisti. E per la verità, quello che vi dicono sul laboratorio di Firenze, loro non hanno la più pallida idea di quello che devono andare a fare, e non hanno neanche l'attrezzatura per farlo. Io ho visto un video su YouTube in cui loro la sperimentazione l'hanno fatta in un armadio di 1 metro per 1 metro. Cioè, questo lo fa un ragazzino di 15 anni, lo fa un laboratorio scientifico militare. Quindi capisco la loro situazione, non li colpevolizzo assolutamente, però la realtà è questa e dobbiamo farci conti. Qui c'è gente che sta male, che facciamo? L'unica opzione è la disobbedienza civile, solo che per fare disobbedienza civile dobbiamo essere tutti uniti, perché sennò veramente perdiamo i soldati e non risolviamo neanche niente, ci arrestano uno a uno, finisce lì e pace. Quindi io mi auguro che soprattutto oggi che c'è questo interesse particolare col CBD, che c'è l'opportunità di avere una pianta legale che si può coltivare domani mattina, anzi è già coltivata, quest'anno è già stata coltivata, stanno riproducendo i semi, stanno cercando di offrire il prodotto proprio per gli usi terapeutici, perché tra l'altro le analisi hanno rivelato una particolare ricchezza di terpeni, di altri cannabinoidi. Il prodotto c'è, si può coltivare, non lo si può dare. Mi sembra il top dell'assurdità, per cui questa impresa sicuramente è impegnata per cercare di risolvere il problema, e speriamo che riesca a risolverlo in Italia, perché all'estero le cose sembrano già un po' più facili. Resta il problema, resta la questione che non solo i malati, perché non è giusto che solo loro si muovano in questo, perché tutti potremmo trarre vantaggi dall'uso del CBD, essendo non solo curativo ma anche preventivo. Il CBD non solo può curare i tumori, li può anche evitare, e questo è molto importante, visto che siamo passati negli ultimi 20 anni in un rapporto da 1 a 8, cioè 1 ogni 8 persone si può ammalare di cancro, siamo arrivati a 1 a 2. Cioè oggi le statistiche dicono che una persona su 2 si ammalerà di tumore. Ci interessa a tutti questo problema. Quindi mi auguro, io non so poi voi e gli altri come vedono, però io mi auguro che si crei un gruppo compatto e che si riesca finalmente a sfondare un po' e a fare quello che hanno fatto loro in Puglia, perché poi alla fine loro con i loro argomenti sono riusciti a mettere d'accordo tutte le forze politiche. Quindi se c'è una volontà, se c'è un po' di forza, un po' di decisione, e soprattutto c'è gruppo, sostegno dell'opinione pubblica, le cose già sono più possibili. Io credo di avervi detto tutto, sono a vostra disposizione per alcune domande, se volete nel mio stand Grassomati sono a vostra disposizione. Grazie a voi. Un'ultima cosa veramente interessante, e questo è un segreto professionale su CannaX che potrebbe interessare molto: le varietà di cannabis con THC e CBD nel rapporto generalmente 1-1-1-2 sono ottenute semplicemente incrociando una pianta con solo THC con una pianta con solo CBD. Basta fare un incrocio fra questi due tipi di piante per ottenere da subito, immediatamente, il 100% di semi con CBD alto. Ovviamente la pianta con alto CBD deve darcelo veramente alto, altrimenti resta basso. È un segreto professionale, spero che possa essere d'aiuto a chi. Grazie. Grazie Roberto per la tua interessante esperienza spagnola. Io volevo aggiungere che dal mio punto di vista, dopo aver percorso tutto il nostro paese raccogliendo storie e testimonianze di persone che nella dimensione privata già si curano con la cannabis, che il fatto che il nostro Stato sembra abbia deciso tramite questo istituto clinico farmaceutico di Firenze di iniziare a produrre canapa per distribuirla a costi calmierati ai pazienti italiani, secondo me deve essere salutato come un grande successo. Attenzione però che questo servizio, questa distribuzione deve essere messa in mano a persone capaci,
o che abbiano l'umiltà di confrontarsi con la ricchezza dell'attività in prima persona che costituiscono e rappresentano le persone che hanno parlato oggi. Ricordiamo che nel nostro paese, e non solo, il paziente che si cura con la cannabis rappresenta, come si può dire, un'avanguardia, perché come abbiamo ricordato prima, i medici non sanno davvero, pochissimi di loro sanno cosa prescrivere, quando prescriverlo e come prescriverlo. La maggior parte delle persone che portano avanti questo tipo di battaglia invece sono pazienti che si curano da solo, quindi nella solitudine privata e in una dimensione assolutamente non pubblica della propria patologia. In questo momento il fatto di vedervi così numerosi, quasi come la nostra famiglia, fa auspicare, ecco, che le parole che stiamo condividendo con voi abbiano un'ampia cassa di risonanza. Adesso andiamo avanti finalmente con il nostro Franco, il Maradona della cannabis, non mi stancherò mai di ripeterlo, che ci parlerà un attimo a tutto tondo, riassumendo anche magari un attimo quello che abbiamo detto fino adesso. Grazie Franco. Grazie a voi. Grazie a chi ha organizzato questo convegno e grazie a tutti quelli che sono qua che per l'interesse che avete. Io parlo un po' a nome della pianta. Per 50 anni da una parte si è cercato di avere il più THC possibile, dall'altra parte si è cercato di averne di meno, dalla parte di chi fuma e dalla parte industriale. Si è occupati per 50 anni di una molecola su 400 componenti che possono essere attivi in una pianta. Gli studi medici di cui parliamo adesso, che sembra una scoperta nuova, che sia un antitumorale, lo sapevano nel 73. E sono venuti fuori i risultati nel 74-75, quando sono venuti fuori li hanno bloccato la ricerca, hanno nascosto tutto. Quindi adesso c'è di nuovo una riscoperta delle cose, c'è l'informazione, è più difficile nascondere degli studi che vengono fuori, meno male, da una parte speriamo che si continui. Quello che ha detto ultimamente Roberto, che ci sono questi problemi a livello proprio di fare accettare un farmaco da una pianta che è legale, ci fa capire bene perché continua a esserci vietato. Ci sono degli interessi enormi, tanto che in America, negli stati dove si può coltivare cannabis per uso medico o per uso ludico, non si può coltivare canapa industriale, perché ci sono degli interessi enormi. Riprendo un po' quello che hanno detto prima tutti, si parlava di CBD che è la nuova scoperta in campo medico, perché sembra che sia la panacea per tutto. Non dimentichiamoci che il CBD da solo ha un'attività abbastanza limitata. Funziona, c'è un bello studio fatto in Spagna con dei bambini epilettici, funziona, ti blocca le crisi, 300 mg per volta, che è tantissimo, 1/3 grammo di CBD puro per volta è tantissimo. In fitocomplesso con gli altri cannabinoidi, con i terpeni che abbiamo bisogno, con i flavonoidi che sono potenti antinfiammatori, ne basta 1/10. Il fitocomplesso funziona, come dicevi prima Roberto. I cannabinoidi puri, anche il Sativex, la gente che l'ha usato si lamenta perché THC e CBD puri hanno poco effetto, dopo qualche giorno non funziona più. Il fatto che possa non funzionare anche il fitocomplesso perché si tende ad aumentare le dosi, uno che non ha mai usato cannabinoidi ha una costruzione di una tolleranza, e quindi se inizio con 2 gocce di tintura che mi possono fare bene,
dopo un po' devo aumentare. Abbiamo visto anche in Spagna chi lo usa, che comincia a usare queste tinture abbastanza liberamente, che arrivi a stabilizzarti in genere se lo usi per uso terapeutico sulle 5-7 gocce, e oltre quel livello lì non vai più avanti. Il problema con gli estratti ad alto THC è che a un certo punto, aumentando le dosi, è più l'effetto psicotropo che quello terapeutico, e tanti si spaventano. È necessario che si sappia che chi usa estratti fino adesso si trova più facilmente ad alto THC, quindi quello che riesce a trovare, sappia che dopo un po' che lo usa può anche darsi che a un certo punto c'è una saturazione dei recettori, e per un giorno sarete fuorissimo e non capite più niente per tutto il giorno. La maggior parte della gente si spaventa e non lo usa più, no? Dopo quella volta lì, quell'esperienza lì, diciamo, dal giorno dopo riprendi la tua assunzione normale e ti fa l'effetto normale. È un adattamento del corpo che sanno i pochi, è necessario avvisare chi comincia a usare questa cosa, perché può spaventarsi facilmente, soprattutto se usa quelli ad alto THC. Funziona sicuramente molto di più come fitocomplesso la cosa, anche perché probabilmente non è solo THC quello che fa effetto psicotropo, non lo sappiamo. Nella salvia c'è un terpene che funziona a microgrammi ed è uno dei più potenti allucinogeni conosciuti. Molto probabilmente ci sono delle piante, anche di cannabis, che hanno delle cose in più di altre, che nonostante la quantità di THC, CBD, che diciamo che sono due molecole su centinaia, come ho detto prima, probabilmente certe piante hanno qualcosa in più e certe altre non ce l'hanno, e questo è quello che fa fare una quantità di effetti in più o in meno che sono considerati da qualche parte psicotropi, dall'altra curativi. Non blocchiamoci su una molecola sola, è quello che vorrei dire. Consideriamo la pianta nel suo fitocomplesso. Alessandra prima diceva ci sono quattro varietà solo che ci arrivano dall'Olanda. Ognuno dovrebbe avere la possibilità di poter sperimentare su se stesso quello che per lui è il farmaco migliore. Ci sono veramente migliaia di possibilità genetiche nella canapa. La canapa è una pianta eterozigota, vuole essere impollinata da tanti maschi diversi, non le piace essere impollinata da se stessa o da i suoi parenti, perché va a perdere abbastanza rapidamente delle caratteristiche, ha un indebolimento genetico, non mi ricordo più il termine esatto tecnico, però è così. Ci sono delle piante a cui piace anche autoimpollinarsi, di zucchini per esempio, altre che necessitano un polline con un DNA leggermente diverso, le ciliegie, se un campo di ciliegie tutte della stessa qualità ne vengono cattive, ho bisogno che ci sia un'altra varietà da impollinare. Con la canapa è una continua ibridazione, e vediamo nelle popolazioni in cui si fanno i croci aperti, canapa industriale o dove viene autonomamente, io ho vissuto in Himalaya tanti anni, e lì viene anche autoctona, senza che nessuno la semini, non ci sono due piante uguali, riconosci che quella razza lì, come riconosce un italiano da un cinese, c'è una possibilità enorme di varietà di componenti di cannabinoidi da una pianta all'altra nella stessa varietà, che sarebbe interessante a quel punto lì che ognuno abbia un accesso su un campione enorme veramente di piante e possa trovare quello che per lui gli fa meglio. Anni fa c'era una banca semi che si chiamava Epigenetics. L'epigenetica è lo studio delle variazioni negli individui sulla specie. In popolazione le piante di canapa è molto facile, anche in quelle industriali, che troviamo piante ad alto THC, a solo CBD, la maggior parte avranno basso THC e tanto CBD, e nelle popolazioni aperte in genere così, nella stessa specie, nella stessa varietà, una pianta di spum, se metto semi incrociati fra maschi e femmine,
non femminizzati di Skunk, e ne metto diverse migliaia, avrò una quantità di individui abbastanza grande, e cioè sarà quello che mi ricorda la Ames, quello che mi ricorda la Blue e quello che mi ricorda la Skunk. La maggior parte mi ricorderanno la Skunk. Questo come possibilità di variazioni genetiche che può avere una pianta, il tenersi stretti e dire io voglio fare quella varietà lì e basta, e deve essere sempre uguale, è abbastanza un assurdo per questa pianta, perché vuole cambiare. E anche nelle altre culture normalmente è così, dopo 5-7 generazioni in cui si fertilizza la stessa specie c'è bisogno di un leggero cambio, perché se no si ha una perdita di qualità abbastanza importante. Il riso, le qualità di riso che c'erano una volta, il riso Roma, il Ribe, l'Arborio, non sono più le stesse di 20 anni fa, perché è stato incrociato per necessità, prima che perdesse forza, vigore, capacità, con qualcosa di molto simile, che però non era lo stesso, è ritornato in vigore. Quello che come tecniche nei grover chiamano back crossing, è quello che però impuntiamoci su una chiusura genetica, perché andiamo a chiudere le potenzialità di questa pianta. Si parlava di problemi di approvvigionamento dei malati, è vero, però quello che diceva lui, abbiamo la possibilità di piantare canapa in Italia abbastanza liberamente, canapa industriale. Non è vero che le piante di canapa industriale non hanno i terpeni giusti, probabilmente le analisi che hanno fatto le hanno fatte su pochi individui. Io ho seminato sui Pirenei quest'anno in Spagna, abbiamo messo un ettaro, c'era una varietà di profumi in queste piante di canapa industriale incredibile. Abbiamo fatto anche delle esperienze in cui abbiamo tirato fuori degli estratti di resina e degli estratti alcolici, che sembra impossibile, e abbiamo anche capito che la composizione della resina nelle foglioline intorno al seme, nelle brattee e nel resto della pianta è completamente diversa. 20 THC e 28 CBD di piante industriali. Okay. Quindi c'è la possibilità di mettere canapa legale, come dicevano un tempo fa quelli di Assocanapa, non mettete 10 piante perché viene la polizia e vi fanno delle grane, mettete dei campi, mettetevi insieme più persone, e mettete dei campi, e da la quantità di individui qualcosa di interessante si può tirare fuori, veramente ognuno può trovare qualcosa di molto interessante, pur essendo vietato l'uso e la concentrazione dei principi attivi. Però davanti a un malato che se riesce a farsi qualcosa, vendiamo a Carmagnola, si vende una tisana fatta con infiorescenze di Carmagnola e di Francese e fondoline. Sembra impossibile 0015 THC 02 CBD perché è fatta in Repubblica Ceca dove c'è poco sole, sembra impossibile, ma funziona a volte più del Pedroca. Un amico con la SLA gli ha buttato via il Pedroca, che questo mi fa camminare meglio e parlare meglio. Questa cosa funziona anche a livello omeopatico molto probabilmente, perché tutte le cellule del nostro corpo possono produrre endocannabinoidi. Una volta che comincia a attivarne qualcuna per effetto di riflesso, è anche possibile che si attivano tutti. Ti faccio un effetto farmacologico, salutistico, chiamalo come vuoi, decisamente importante rispetto ad altri farmaci, anche in quantità omeopatiche. La tisana viene venduta come tisana, uno può anche farsi degli estratti, che sul prossimo Soul Secrets spiego come fare un estratto casalingo di alta qualità con alcol senza cose tossiche. Mi ero segnato due o tre cose, aspettate che guardo.
parlava dell'istituto militare, è vero, ci vorranno degli anni prima che si rendano conto di che cosa stanno facendo. Questa cosa serve a bloccare l'importazione dei farmaci con i cannabinoidi, come diceva Alessandra, è vero, cioè lo fanno loro, non possono più importarlo. E loro non ne avranno abbastanza per fare l'esigenza delle richieste. È studiata questa cosa per mettere i bastoni nelle ruote alla fine. Io non la vedo come una cosa da esserne contenti, assolutamente. Anche perché tutte le varie istituzioni a questo punto non chiedono mai un confronto con chi ha dell'esperienza su questa cosa. In picche sono riusciti a interessare le istituzioni in un momento che c'era qualcuno che ascoltava e con grossissime difficoltà e dandosi da fare per anni e spingendo la cosa, non vengono mai a cercarti, non vengono mai a chiederti un consiglio. Su questa cosa qua di Firenze, in realtà noi abbiamo in contatto con il Ministero e ci hanno appunto mandato recentemente una mail a noi, alla CT e alla Lila, di richiesta invece di inviargli un documento e di un'audizione conseguente in cui illustreremo il documento. Quindi in realtà un minimo di umiltà ce l'hanno, poi dopodiché il tavolo sarà invece fatto da probabilmente persone che non hanno alcuna esperienza, quindi il nostro piccolo contributo fino a che riusciamo cerchiamo anche in questo caso di darlo. È vero che come dice Franco, in quell'epoca c'era qualcuno che ci ha dato ascolto e non solo a livello diciamo istituzionale, ministeriale, parlamentare, ma anche a livello di funzionari delle ASL, delle farmacie, funzionari regionali. Li hanno fatti fuori quasi tutti, quindi insomma hanno cambiato i posti. Ora vedremo, cercheremo nel colloquio col Ministero di proporgli come consulente attualmente in pensione l'allora direttore dell'ufficio centrale stupefacenti, che invece è sempre stata una persona che ci ha sempre ascoltato e dato tutti i consigli, quindi proveremo a chiedere a lui di rappresentarci e dovremo, insomma, cercheremo di far entrare lui nel tavolo come nostro rappresentante. Grazie Alessandra, facciamo chiudere Franco. Sì, riprendendomi a quello che ha detto Andrea prima, che ha detto tre frasi molto interessanti: adotto malato, evitare la solitudine e donare un sorriso. E io ho visto negli anni con la pratica tanta gente che non sono un medico, non sono niente, però mi vengono a chiedere aiuto, e vedere una persona che ha veramente bisogno, vederla un minimo sollevata da quello che può essere una situazione pesantissima e vederla sorridere è una cosa che gratifica tanto e che spinge anche a cercare di fare di più per questa cosa. Io spero che, visto che c'è tantissima gente interessata, veramente se ne sta interessando tanta, si riesca in qualche modo a fare operativamente quello che chiamano il canale social club, quello che chiamano come voi. Non ci credo molto, sono tanti anni che ne sento parlare e sono tanti anni che vedo, ah sì, adesso lo facciamo, facciamo di qua, facciamo di là, e poi alla fine non si fa. Difatti, perché ci sono gli ostacoli, perché la gente ha paura di andare in un tribunale, di esporsi, perché le istituzioni hanno paura di esporsi. L'altra settimana c'è stato un incontro a Torino, c'erano i rappresentanti del comune, poi con i ragazzi dopo ho detto ok, volete fare il CSC, fatelo, però poi chiamate, nel momento che c'è da andare in tribunale li chiamate, li fate venire i rappresentanti del comune e gli dice, ci hanno appoggiato loro. E allora se c'è un'istituzione che è chiamata in causa, però nel momento che si espongono, usiamoli, prendiamoli, facciamo le cose e diciamo ok, ci hanno appoggiato loro. Strumentalizziamo, ci hanno strumentalizzato fino adesso tutto questo sistema, ci hanno fatto credere delle palle incredibili su questa cosa e ancora adesso continuano a dirlo. C'è un articolo l'altro giorno di un posto in Inghilterra dove vogliono continuare a far dimostrare che questa cosa crea taxi psicotici. Esce questo studio del cazzo, diciamolo veramente,
viene pubblicizzato da tutti gli organi di stampa, escono decine di studi a favore della cosa che dicono non altera assolutamente le funzioni cognitive, anzi ordina il cervello, hai i risultati di cui più alto, hai... e non lo dicono, non lo fanno sapere, eh? Hai meno incidenti in macchina, questo si sa da tantissimi anni, però sono cose che non te lo fanno sapere. Se esce un articolo forzato normalmente, messo di regime, diciamo pure, contro la cosa, viene pubblicizzato da tutti gli organi di informazione. Continua a esserci questa disinformazione pesante, nel momento che ci rendiamo conto, finché non ce ne rendiamo conto non siamo responsabili, lo diceva nell'intervista, nel momento che ci rendiamo conto di qualcosa, siamo responsabili anche dell'informazione che viene creata, e quindi se lo sappiamo qualcosa è anche il nostro compito dire no, guardatevi qua, vi state sbagliando, le cose fanno diversamente. Non è necessario essere nelle istituzioni, non è necessario essere giornalisti, la tua voce adesso puoi farla sentire quando vuoi, perlomeno qua. È un posto di merda per tante cose, ma perlomeno l'espressione riusciamo ancora a farla, anche se ci sono tanti tentativi di bloccare anche le idee. Boh, io chiudo sperando che questa cosa possa fare bene a tanta gente, per qualunque domanda sono nello stand di Assocano Patilà, speriamo che a tempi brevi effettivamente, operativamente, si riesca a fare qualcosa di interessante. In Italia abbiamo tutte le potenzialità per fare le migliori qualità possibili in tutti i sensi. Quindi cerchiamo di darci da fare in qualche modo e speriamo che le storie di proibizionismo finiscano rapidamente. Ci credo poco, ma vedo che c'è un movimento abbastanza forte ultimamente e anche da parte della cannabis industriale abbastanza deciso. Da fare, ragazzi, forse è il momento che riusciamo a cambiare un po' di più.